Toc toc, indovinate chi è? Sempre io, sono qui. Sono il vostro incubo. Come sempre, sono qui per mostrarvi dei progetti da poter acquistare. Allora, partiamo subito da una collana, che ovviamente può essere anche un collier, ma anche un bracciale, che ho chiamato Olga. Una lavorazione molto molto carina, che veramente mi piace tanto. Sì, ovviamente la indossiamo, ripeto, anche come collana un po' più lunghetta, ma anche come collier e come bracciale. Poi un bracciale che a mio avviso veramente molto interessante e posso dire una di quelle lavorazioni che mi rendono orgogliosa della mia creatività. Ed è un bracciale double face, ma non è double face perché lo possiamo girare da una parte e dall'altra, è double face sul serio perché le due parti sono completamente diverse fra loro. Eccoli qui. Abbiamo un bracciale praticamente che possiamo indossare in un modo oppure in un altro. Non è fantastico? Io trovo di sì. E poi questi orecchini che adoro, che sono gli orecchini penny, gli chandelier che si fanno notare. Poi ovviamente ragazze, come sempre, anche la finitura di un orecchino, diciamo, qui mi sto rendendo conto di aver inserito la nappina stortissima, e capita. Vi faccio vedere questo che è più dritto. Dicevo, ovviamente un orecchino che è semplice può diventare ricco a seconda dei pendenti che noi andiamo a mettere, perché ovviamente se togliamo questa parte sotto ha tutto un altro aspetto. Questi sono veramente molto particolari. Io adoro gli orecchini fatti in questo modo, come vi dico sempre, purtroppo non li posso indossare. E mi piacciono, ripeto, tanto tanto tanto, spero che piacciono anche a voi. Quindi Penny, Gemini, bracciale double face e Olga. Questa lavorazione, che riesce un po' difficile mostrarvela, eccola qui, davvero molto interessante. Come sempre, se siete interessate, scrivetelo nei commenti, contattatemi sui social, Facebook, Instagram, TikTok. Quando pubblico su YouTube, scrivetelo nei commenti se non avete questi social. Va bene, mi raccomando, non mi scrivete in 50 posti diversi, altrimenti impazzisco. Ragazze, un bacio, ci vediamo presto col prossimo reel. Vi abbraccio tutte. Ciao!